Ciao a tutti, risolviamo anche questo problema sul fascio, che ci fa una serie di domande. Domanda A, studia il fascio dirette di equazione aperta la tonda k più 2 chiusa la tonda per x, meno aperta la tonda 1 meno 2k chiusa la tonda per y più 5 uguale 0, indicando con a minuscolo, la retta del fascio che non viene rappresentata da alcun valore di k. Domanda B, determina la retta R del fascio che interseca l'asse y nel punto avente per ordinata la soluzione positiva dell'equazione t alla quarta meno 4t al quadrato uguale a 0. Domanda C, individua la retta S del fascio di equazione x più aperta la tonda k più 1 chiusa la tonda per y meno 3 più k uguale a 0 perpendicolare alla retta R. Domanda D, infine, calcola l'area del quadrilatero individuato dalla rete RSA e dalla retta B del secondo fascio che non corrisponde ad alcun valore di K. Il problema è che non è difficilissimo, ma si prospetta un po' lunghetto, quindi preparatevi, allacciatevi le vostre solite cinture, le cinte, se avete, allacciatele e cominciamo. Sembra un problema un po' a matrioska, che è una scatola dentro un'altra scatola. Cominciamo, rispondiamo alla domanda A. Chiedono di studiare questo fascio. Che fascio è? Come al solito, prima di studiare, andiamo a studiarlo moltiplicando, scrivendo che k per x è ovviamente un kx, 2 per x è un 2x, meno 1 per y è un meno y, meno 1 per meno 2k è 2k, per y è un più 2ky più 5 uguale 0. Come al solito, isoliamo i termini k e raccogliamo 4 comune dove è possibile k. Quindi scriviamo che 2x, il nostro fascio, che mi sa che è un fascio proprio, sembrerebbe, 2x meno y più 5 più k che moltiplica x più 2y, chiusa la tonda, uguale a 0. Le due rette generatrici di questo fascio sono x più 2y uguale a 0 e 2x meno y più 5 uguale a 0. Le andiamo a intersecare visto che sono sicuramente, vedete che 2 è il cosciente angolare di questa retta, meno 2 è invece quello dell'altro, non sono l'uno antireciproco dell'altro, non sono né l'uno antireciproco dell'altro né coincidenti, quindi le rette sono sicuramente incidenti. Scriviamo che andiamo a intersecarle, così otteniamo le coordinate del centro del fascio. X più 2y uguale a 0, abbiamo un 2x meno y più 5 uguale a 0. Dalla seconda mi ricaverei la y, che è un 2x più 5. Sostituendo nella prima, otterrei che x più 2 per 2x è un 4x più 2 per 5 è 10 uguale 0. 5x più 10 uguale 0, ovvero un x più 2 uguale 0. La scissa del centro è meno 2, che messo lì ci dà 1 è l'ordinata del centro del fascio. È un fascio proprio di centro, meno 2, 1. Se volete andare a disegnare, il senso qui, orario anteriore del fascio, accresce di k, non è che non mi interessa più di tanto, se volete determinatelo, ma non lo andiamo a fare in questo caso, per non perdere tempo, visto che è già lungo di suo il problema. Chi è la retta A del fascio che non viene rappresentata da alcun valore di k? È la cosiddetta retta esclusa, è questa qua, ovvero scriviamo A è x più 2y uguale 0. Segniamoci questa retta perché poi dobbiamo formare nell'ultima domanda il cosiddetto quadrilatero. Poi ci chiedono la retta R. Vediamo chi è la retta R. Ci chiedono la retta R che interseca l'asse y, vi ricordo che l'asse y è un'equazione x uguale 0, nel punto avente per ordinata la soluzione positiva dell'equazione. L'equazione è un'equazione di quarto grado, ma chiaramente è biquadratica, mancante del termine noto t quarto, meno 4t quadro uguale a 0. Beh, non dovreste avere problemi a risolvere questa equazione raccogliendo a sinistra, fatto comune un t quadro, per ottenere un t quadro meno 1 uguale a 0. A sua volta, scomponendo ulteriormente, abbiamo che t quadro moltiplica t quadro meno 1 è una differenza di quadrati che possiamo scrivere come t meno 1 per t più 1. A questo punto applichiamo la classica legge di annullamento del prodotto. T quadro uguale a 0 vuol dire che t12 uguale a 0 vuol dire una radice reale 0 di molteplicità algebrica pari a 2, ovvero contate due volte, t con 3 uguale 1 e t con 4 uguale meno 1. Non interessa però quella positiva, che cioè corrisponde, vedete, per ordinata la soluzione positiva. Quindi prendiamo in considerazione solamente t con 3 uguale 1. No? Quindi vuol dire che sto punto,
questo punto avrà coordinate ascissa 0 e ordinata 1. Perché l'ascissa è 0 perché ci dicono che interseca l'asse y, che equazione x uguale 0, e l'ordinata appunto corrisponde al valore di t, 0, 1. Prendiamo questo punto qui, lo mettiamo al posto dell'equazione del fascio, abbiamo il valore, e avremo ovviamente il valore di k che poi sostituito qui ci darà la retta r. Abbiamo 0 per k più 2 è chiaramente 0, poi abbiamo un meno 1 per 1 meno 2k più 5 uguale 0, meno 1 meno 2k è un 2k, 5 meno 1 è un 4, k più 2 uguale 0, k viene pari a meno 2, ho sbagliato qualcosa? No, credo di no, 4k, dunque, se x è 0, vabbè, quello va andato via, lo vado a controllare. Meno 1 per 1 meno 2k è un 2k, è un 2k meno 1 più 5 è chiaramente un k uguale meno 2. Non credo di essermi sbagliato. Dunque, ho commesso un errore dall'inizio, perché ve ne sarete accorti. Questo non so perché ho scritto t² meno 1, questo è un t² meno 4, quindi questo è un t meno 2 per t più 2. Quindi errori di distrazione, quindi le soluzioni sono t con 1, 2 uguale 0, ma t con 3 uguale 2, t con 4 uguale meno 2. Quindi prendiamo t con 3 uguale 2, funziona così, il punto non è 0,1 ma è 0,2. Chiedo scusa per questo errore, questo errore veramente sanguinosissimo in questo caso. Quindi questa volta metto qui, quindi l'ascissa è sempre 0, ma l'ordinata non è 1, ma come ho detto è 2, quindi meno 2. Quindi viene un 4k, meno 2 più 5 è un 4k più 3. Ecco il perché non mi tornava il conto, viene k uguale un meno 3 quarti. Vi chiedo umilmente scusa per questo errore. Ho scomposto male questo polinomio. Ve ne sarete sicuramente accorti e vi sto correggendo. Grazie delle eventuali scritte nei post, ma me ne sono accorto. Quindi abbiamo che 2x mettiamo al posto di k meno 4 meno 3 quarti. Parlando capitano questi errori, non vi stupite. Qualcuno, ma com'è possibile? Ragazzi, faccio un milione di esercizi. Non è che 2x non è che è tutti perfetti, si può sbagliare, provate che me ne accorgersi dell'errore. 2x meno y più 5 meno 3 quarti, che moltiplica un x più 2y uguale 0. Moltiplicherei per 4 entrambi i membri, tenendo conto che 4 per 0 fa 0, vediamo che retta viene. Questa è la retta R, importante questa retta perché poi risponderemo così alla domanda relativa alla lettera D. 4 per 2 è 8, viene 8x meno 4y più 20. Meno 3x meno 6y uguale 0, viene un 8x meno 3x è un 5x, viene un meno 10y più 20 uguale 0, ma dividendo per 5 la retta R sarà x meno 2y più 10 uguale a x meno 2y più 4, che 20 su 5 fa 4. X, quindi fate i conti, meno 2y più 4 uguale 0, ce l'abbiamo fatta anche con R. Andiamo con S adesso, se non mi sbaglio, sì, individuo, ci dicono la retta S del fascio, però attenzione, ci danno un altro fascio, quindi è come se quel fascio lì non dobbiamo ricominciare da capo, cioè dobbiamo non studiare l'altro secondo fascio, ma in ogni caso dobbiamo considerare come per determinare S quest'altro fascio. Dunque, l'altro fascio che ci danno questa volta è di questo tipo, vediamo chi è un X, scrivo qua, più K più 1 più Y, meno 3 più k uguale 0. Siccome ci chiedono quella retta S perpendicolare alla retta R, no? La retta S di questo fascio, mi determino m di questo fascio. F'. Chi è m in generale? È meno a fratto b. È meno 1 che a diviso b che è k più 1. Con k, attenzione, che deve essere ovviamente diverso da meno 1. Questo valore, meno 1 su k più 1, lo andiamo a uguagliare all'antireciproco del cosciente angolare della retta R, che ci dicono che queste due rette sono perpendicolari. Vi ricordo che queste due rette sono perpendicolari, saranno cosciente angolare l'uno, l'antireciproco dell'altro. Siccome un mezzo, meno a su b, è il cosciente angolare di quella della retta R, meno 2 sarà l'antireciproco. Visto che k è diverso da meno 1, moltiplicando entrambi i membri per meno k meno 1, otteniamo che 1 è uguale a 2k più 2, cioè 2k uguale meno 1. K viene pari a
meno un mezzo, che andiamo a mettere qua nell'equazione dell'altro fascio, chiaramente. Solito esercizio di perpendicolarità a parallelismo che abbiamo già visto, quindi viene che x, dunque 1 meno un mezzo è un mezzo, quindi più un mezzo y, meno 3, meno un mezzo è un meno 6 mezzi, meno un mezzo è un meno 7 mezzi, uguale 0. Se moltiplico per 2 entrambi i membri, tenendo conto che 0 per 2 fa 0, viene un 2x più y meno 7 uguale 0. 2x più y meno 7 uguale 0 è l'equazione della retta S. 2x più y meno 7 uguale 0. Controllo sempre a vedere se ho fatto qualche, ho scritto qualche castroneria. E infine ci dicono, calcola appunto l'area. Adesso andiamo a disegnarci il tutto, così concludiamo col pastrocchio finale. Ci chiedono l'area del quadrilatero individuata dalla retta R, S, A. Attenzione, è dalla retta B dell'altro fascio, secondo fascio che non corrisponde a quella retta esclusa. Chi è la retta esclusa dell'altro fascio? Dunque, io l'altro fascio, come al solito, da gran furbone, l'ho cancellato, lo riscrivo un attimo. Però cosa faccio? Me lo scrivo sempre nella maniera, in maniera diversa, moltiplicando, quindi scrivendo x più ky meno k, cioè moltiplicato k per moltiplicato k più 1 per y, quindi è un x più ky più y, chiedo scusa, k per y, ky, 1 per y, e poi meno 3 più k. A questo punto, come al solito, cosa facciamo? Andiamo a isolarci i termini in K, scriviamo x più y meno 3, che è la prima generatrice, uguale 0, più K che moltiplica y più 1 uguale 0. Guardate, è questa la retta esclusa, vedete, quella che c'è, otteniamo per nessun valore di K. Y più 1 uguale 0, è l'equazione della retta B. Le due generatrici di questo fascio, che è un fascio anche questo proprio, sono x più y meno 3 uguale 0 e y uguale meno 1. Facciamo passare il camion della spazzatura, abbiamo di tutto in questa zona, come è normale che sia. E a questo punto andiamo a disegnarci queste quattro rette. Non utilizzo il software GeoGebra stavolta, ma io credo che sia possibile disegnarci in maniera decente anche qui, con la mia mano, che è una mano direi perfetta, anzi tutto il contrario direi. Allora, cominciamo. X più y uguale 0, scritta in forma esplicita, a equazione y uguale meno un mezzo x, che è una retta che fa così. Quella stortissima, a onda, quello ho fatto. Questa è a coscienza angolare pari a meno un mezzo, che passa per origine, secondo quadro quadrante, inclinata con un angolo più vicino a 180 gradi. Quell'altra in forma esplicita, me la scrivo qua, la retta R, e 2y uguale x più 4, quindi y uguale un mezzo x più 4 mezzi, un mezzo x più 2, e cioè intercetta il 2, è una retta che fa così, eccola, sempre più brutta, R, andiamo con S, y uguale meno 2x più 7, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi la retta mi fa così, y uguale meno 2x più 7, sarebbe un 7 mezzi, quindi 1, 3 mezzi e un 2, 3, qualcosa, quindi la retta mi fa così. Ecco qua la retta, c'era un attimo. Forse la vedo con Geoge. 7. Ecco la retta S. E infine B. Beh, B è una retta orizzontale, y uguale meno 1, quindi una retta che fa così. Allora, direi di rifarmelo un attimo, così, okay? Così capiamo un po'. Provo a farlo con professionalità, cioè provo a farlo un pochino meglio. Fa tutto giusto, però probabilmente non avendo i quadretti io fatico fortemente. Allora, un attimo. Cominciamo con la retta B. Y uguale meno 1, questa qua.
Su questo non ci piove. Poi andiamo a rappresentare y uguale meno x mezzi. Intendo, meno x mezzi non è che fa così. Questa invece è la retta R, abbiamo detto 2y uguale x più 4, cioè y uguale un mezzo x più 2, quindi intercetta pari a 2, è una retta che, allungando un po' gli assi, teniamo conto che y uguale un mezzo x più 2 interseca l'asse delle ascisse del punto meno 4, 0, che vedrebbe che un mezzo x più 2 uguale a 0 quando x più 4 uguale a 0. Meno 4, 0 quindi vuol dire che questo è meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, è una lettera che fa così. Eccola. Quella è la retta R, questa è la retta B, abbiamo detto. E per adesso ci siamo. Manca a questo punto quella che ha fatto un po' in maniera non corretta dal punto di vista della, diciamo, delle misure, la retta S, che è y uguale 7 meno 2x. Notiamo che 7 mezzi 0 è l'intersezione con l'asse delle ascisse, quindi 1, 2, 3, quindi questo è il punto, che è 6 mezzi più un mezzo, e 7 vuol dire 3, 4, 5, 6, e siamo in alto. Ed è una retta che l'abbiamo fatta un pochino troppo. Ecco qua. E adesso si capisce chi sia il. Chi è il nostro quadrilatero, perché abbiamo sicuramente. Questa è la base. Poi è il segmento contenente la retta y uguale meno 1. Abbiamo questa retta qua, eccola. Poi abbiamo senza dubbio questa retta qua, e poi abbiamo questa retta qua. Ci siamo, direi. Cancello il tutto così lo vedete meglio. Quadrilatero è questo qua. Ci chiedono l'area di questo mostro. A è dato dall'intersezione della retta S, quindi dunque sì, direi un po' di sì, quindi della retta S, quindi y uguale 7 meno 2x, no? Perché questa qua è la retta che intercetta, quindi y uguale 7 meno 2x è della retta questa qua. Dunque, questa retta qua è quella che aveva, è la retta R. X meno 2y sono più 4. Dunque, questa R, questa R, se me la scrivo così non mi sbaglio. Questa è la retta A, questa è B, e la retta A invece è quest'altra. Così so già. Allora, direi di risolvere per istruzione. Se y è 7 meno 2x, viene che x meno 14, 2 per 7. Meno 2 per meno 2x è più 4x, più 4 uguale 0, no? Ho moltiplicato il meno 2 rispettivamente per 7 per meno 2x. Meno 2 per 7 meno 14, meno 2 per meno 2x è più 2x. Viene che 5x meno 10 è uguale a 0, ovvero un x uguale a 2. X uguale 2, ma se x uguale 2 viene un y uguale 7 meno 2 per 2, 7 meno 4, 3. A coordinate, ve lo scrivo, a coordinate, abbiamo detto, già me lo sto dimenticando, 2, 3, e ci stiamo. Andiamo adesso con B, cancelliamo lì, B è dato dall'intersezione di, nella retta molto facile, y uguale meno 1 la retta B minuscola ovviamente, è sempre la retta S.
che è y uguale 7 meno 2x, ovvero se y è già meno 1, quindi l'ordinato di questo punto B è di sicuro già meno 1, vuol dire che 7 meno 2x è uguale a meno 1, ovvero 2x, meno 2x lo porto lì, è pari a 7 più 1, 8, x uguale 8 mezzi, x uguale 4. 4 meno 1 sono le coordinate, dunque no, ho commesso qualche errore, non credo. No, è giusto, assolutamente, 4 meno 1. Controllo, sì. Andiamo a trovare le coordinate di C questa volta. C l'intersezione, anche in questo caso, quindi C della retta sempre B, quindi avrà sempre, anche in questo caso, ordinata pari a meno 1, e ascissa, vediamo, è l'intersezione di A minuscolo con B minuscolo, quindi di x più 2y uguale 0 con y uguale meno 1, ma mettendolo lì, x uguale 1 viene x meno 2 uguale 0, 2 meno 1 sono le coordinate di C, ci stiamo, infine di. Lo chiamiamo ABCD questo quadrilatero, no? Infine, il vertice D, punto D, è dato dall'intersezione della retta R, che è x meno 2y più 4 uguale a 0, con l'altra retta, la retta A, che è x più 2y uguale a 0. Mi troverete dalla seconda la x uguale meno 2y, la mettete lì, potrete che meno 2y, 2y, meno 4y uguale a meno 4. Dire che y è l'ordinata del punto D è sicuramente 1, meno 4 su meno 4, e l'ascissa in questo caso è meno 2. Meno 2 e 1 sono le coordinate del vertice D. Cancello qua, e a questo punto come fare? Andiamo a vedere come fare a determinare l'area di questo quadrilatero qui, A, B, C, D. Dunque io direi di dividere in due parti questo. Ah, il disegno l'ho fatto male, potrebbe essere una retta verticale. Notiamo che A e C hanno le stesse ascisse, quindi questa retta qua in realtà è una retta verticale, perché non è diagonale. Quindi il triangolo ABC è un triangolo rettangolo, no? In C, quindi questo è un angolo retto, ACB è rettangolo, di ipotenusa B e cateti rispettivamente a C e CB. Quindi per calcolare l'area del triangolo ACB basterà fare cateto BC per cateto AC diviso 2, base per altezza di 2. Notiamo anche come notiamo poi come l'altro triangolo potrebbe anch'esso essere rettangolo, la figura potrebbe ingannarci, lo vediamo dopo. Cominciamo col triangolo ACB. Dunque, il triangolo ACB è rettangolo, dobbiamo determinare solamente i due cateti. Ma BC è un attimo, perché BC, vedete, è una retta, BC non è altro che il segmento contenuto nella retta y uguale meno 1. Quindi basta fare in pratica. Notiamo come infatti B e C abbiano la stessa ordinata, quindi basta fare il modulo della differenza fra l'ascissa di B e l'ascissa di C, è 2, 4 meno 2, 2, quindi già possiamo dire che BC vale 2. Ma AC quanto vale? Ma anche AC, guardate, AC è molto facile determinare, perché essendo le ascisse uguali basta fare il modulo della differenza fra l'ordinata di A meno l'ordinata di C, 3 meno meno 1 è 4, AC è quindi 4. No? E quindi l'area di ACB del primo rettangolo sarà BC 2 per AC diviso 2, base cateto per cateto diviso 2, ovvero un BC 2 per 4 diviso 2, ovviamente 4. L'area è 4. Notiamo, facciamo una prova adesso un attimo, ci mettiamo niente. Facciamo una prova, perché andiamo a determinare un attimo il coefficiente angolare di DDC, MDDC. Vi ricordo che basta applicare la solita formula: ordinata di D1 meno ordinata di C è un altro 1, quindi 1 meno meno 1, e l'altro è un meno 2 meno 2, quindi è un meno 4.
in un mezzo, sarebbe un 2 su meno 4. Vediamo quant'è m di AC un attimo. Sarebbe AC ordinata di C meno ordinata di A, ed è un meno 4, meno 1, meno 3. Ascissa di ovviamente AC, e beh, chiaramente sarà un coseno angolare infinito, che è una retta. Ovviamente non possiamo parlare di rette perpendicolari. Quindi direi che mi andrei a determinare a questo punto l'area di ACD, no? Volevo vedere una cosa, volevo vedere se AD è perpendicolare a DC. Vediamo un attimo, vediamo M di AD per curiosità. M di AD sarà un 1 meno 3, ordinata di D meno ordinata di A, meno 2 ascissa di D meno ascissa di A è un meno 4. Cioè viene questa volta un meno 2 viene un mezzo. No, non sono l'uno l'antireciproco dell'altro. Quindi direi che a questo punto non ho altre scelte. Sì, potrebbe essere questo il doppio di quello, eh. Io l'ho fatto male, ho fatto male la figura, però in ogni caso potrei, per esempio, determinare l'area del secondo triangolo ACD, supponendo la base AC, dove AC, mi ripeto, l'ho già determinato, è 4. Mancherebbe l'altezza, ma per l'altezza in realtà è molto semplice, perché basta fare la distanza di D, la stessa è DH, DH è la distanza di D dalla retta contenente AC, che però è una retta verticale, qua non è verticale, ma in realtà lo è, che è la retta x uguale 2. La distanza di D, che è coordinate meno 2, 1, dalla retta, andiamo a farlo, guardate, DH, che è la distanza di D, è modulo di ax con 0 più by con 0 più c fratto radice di a² più b². In realtà è molto semplice, perché visto che la retta contenente il segmento AC, la retta, ripeto, x uguale 2, il coefficiente di x è 1 per l'ascissa di d, che è meno 2. Vedete che in questo caso abbiamo che una qualsiasi retta, chiaramente l'altezza è una retta perpendicolare alla retta C, che è una retta verticale, e siccome questa è una retta verticale, una perpendicolare alla verticale è una retta orizzontale, ovvero sarà y uguale 1 questa qua. Quindi y uguale 1 è in pratica l'equazione della retta, insomma, y uguale 1. E quindi potremmo, per esempio, per determinare dh, o fare distanza punto retta per determinare dh, o anche potremmo far così, oppure potremmo appunto dire che, visto che dh è la retta dh, sicuramente equazione y uguale l'ordinata di D, quindi y uguale 1, e la retta AC, poi la base del nostro secondo triangolo, ha equazione x uguale 2, beh, H chiaramente avrà coordinate 2, 1, no? E quindi DH, guardate chi è, DH è la distanza di D da H, ma visto che le ordinate sono le stesse, basta fare la differenza in modulo, fare le ascisse. Meno 2, meno 2, meno 4, modulo di meno 4 è 4. DH è 4. In effetti l'area dell'altro triangolo, guardate, vediamo chi è. L'area di, parlo di ACD ovviamente, sarà la base AC, dovete essere 4, per l'altezza 4 diviso 2, ovvero il doppio proprio dell'area AC, così abbiamo infatti ipotizzato, ovvero 8. 8 e 4 sono le 2, le sommiamo, 8 più 4 fa 12, otteniamo che l'area in tutto è 12. L'area totale è 8 più 4 del quadrilatero, perché va a sommare l'area del suo triangolo più l'area del suo triangolo. 8 più 4 è 12. L'area richiesta pertanto è 12.